Ciao, sono Massimiliano Rosati. Ciao, sono Stefano Avellano. Siamo rispettivamente responsabile e capo pasticcere dello storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli e oggi vi presentiamo la pastiera, il più tradizionale dolce partenopeo. Le origini della pastiera affondano nella storia di Napoli. Infatti si dice che sia stata proprio la sirena Partenope ad aver creato questo dolce meraviglioso per tutti i napoletani. La storia in realtà ci racconta un altro aneddoto, perché si dice che le suore del convento di San Gregorio Armeno preparavano le pastiere nel periodo pasquale, in particolar modo per tutti i nobili napoletani. Partiamo dalla pasta frolla, iniziando con la farina. Aggiungiamo un pizzico di sale, ci serviamo di un passino, lo andiamo a setacciare. Una volta setacciata tutta la farina e il sale, formiamo una fontana e aggiungiamo burro, strutto, zucchero. Iniziamo a far assorbire i grassi con lo zucchero. Dovete sapere che anticamente lo strutto era l'ingrediente principale. Oggi noi preferiamo utilizzare sia il burro che lo strutto. Ovviamente per chi volesse può utilizzare tranquillamente solo il burro e lo strutto magari lasciarlo alla storia. Aggiungiamo anche il miele e continuiamo ad impastare. Il miele io lo aggiungo per rendere la pasta frolla un po' più dorata. Poi facciamo assorbire l'uovo. Gli aggiungo anche il latte. Ok, ora è il momento degli aromi. Arancia, limone. La pasta frolla aromatizzata di agrumi che sta preparando Stefano è ideale perché si sposa bene con il ripieno della pastiera. Adesso è il momento di unire la farina agli ingredienti interni. Mescoliamo con delicatezza. Ci aiutiamo con un po' di farina e andiamo a renderla un po' più omogenea. La nostra pasta frolla è pronta. La facciamo riposare un'ora in frigo. Adesso passiamo al ripieno e iniziamo con la cottura del grano. Ci aggiungiamo un pizzico di sale. Andiamo a schiacciare il grano per renderlo un po' uniforme. Ci aggiungiamo il latte, burro. Prendiamo una piccola buccia d'arancia e anche di limone. Portiamo tutto a una semibollitura. Ci serviamo anche di una forchetta e andiamo a pressare il grano. Ovviamente oggi compriamo del grano precotto e lo cuociamo poi nel latte. Un tempo questa era un'operazione che non c'era, quindi si comprava il grano, lo si cuoceva nell'acqua e successivamente lo si metteva nel latte. Giriamo di continuo. Quanto sta a livello di ebollizione, lo andiamo a togliere dal fuoco. La lasciamo raffreddare. Ovviamente questo è un processo che può essere fatto il giorno prima per il giorno dopo, così come il ripieno che stiamo andando a preparare con la ricotta. Ricotta di pecora. Andiamo a passare. Andiamo a prendere lo zucchero, lo versiamo a pioggia. Facciamo assorbire alla ricotta. Ovviamente per la ricetta utilizziamo la ricotta di pecora. Questa conferisce alla pastiera sia più lucentezza sia le permette di essere più morbida. Per chi lo volesse può utilizzare tranquillamente la ricotta faccina o in alternativa ancora la ricotta di bufala. Arrivato a questo punto la lasciamo riposare in frigo un'oretta. Iniziamo col grano raffreddato. Togliamo le due bucce, una d'arancia e una di limone. Versiamo il grano in una ciotola e aggiungiamo il cedro. Io uso il cedro al posto dei cubetti aranci, dà un sapore più aromatico alla pastiera. Andiamo a frullare 2-3 secondi, anche perché il grano non va frullato. Infatti la ricetta della tradizione non prevede che il grano venga frullato. Noi lo facciamo perché così il ripieno viene un po' più omogeneo. In realtà ci sono persone che ci chiedono il ripieno totalmente frullato. Riprendiamo la ricotta che abbiamo messo in frigo, ricotta e zucchero, aggiungiamo il miele. Mescoliamo il miele con zucchero e ricotta. Aggiungiamo il grano.
uniamo tutti e due i composti ed incomincia a essere una crema. A questo punto lasciamo da parte, prendiamo le nostre uova, due uova intere e un tuorlo, e andiamo a sbatterle. Dopodiché gli aggiungiamo la nostra fiala di fiori d'arancio, latte, dell'arancia grattugiata e limone. Una volta sbattute le uova e tutti i composti all'interno, riprendiamo il nostro composto di grano e ricotta e aggiungiamo le uova in due step per ottenere una crema. Il nostro ripieno è pronto, lo mettiamo da parte. Prendiamo la nostra pasta frolla dal frigo, ne tagliamo 3/4. Questa qua ce la lasciamo dopo per le listarelle o le famose gelosie o altre cose. Spolveriamo il tavolo da lavoro, pressiamo un po' con la mano, mettiamo un po' di farina sopra e andiamo a stenderlo con un mattarello. Faremo uno spessore di circa 3-4 mm, un altro po' di farina, lo arrotoliamo al mattarello, ci serviamo di un ruoto 20 cm di diametro, lo andiamo ad appoggiarlo sopra, ci aiutiamo con la pasta in eccesso a farlo candere all'interno, pressiamo un po' con le mani, col mattarello togliamo la pasta frolla in eccesso, pressiamo di nuovo con le dita, andiamo a togliere la pasta frolla e facciamo aderire al bordo. Adesso con una forchetta andiamo a forellare. I fori che facciamo servono per far sì che non si gonfi la pasta frolla sul fondo del ruoto. Prendiamo il nostro ripieno, togliamo l'aria in eccesso. Adesso iniziamo con le nostre strisce, listarelle, gelosie. Le listarelle che mettiamo sopra la pastiera sembra che ricordino i cancelli delle case di primi piani al centro storico di Napoli e quindi appunto le gelosie, dove i mariti appunto gelosi mettevano i cancelli per evitare che le persone potessero guardare all'interno della casa. Altra storia che si racconta di queste listarelle è che ricordino il centro storico di Napoli, perché i decumani maggiori e i decumani minori formano una griglia nel centro storico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cominciamo dal bordo, 4 sotto, 3 sopra. Andiamo ad infornarla. Forno 180 gradi, 50-55 minuti. La nostra pastiera si è raffreddata, adesso facciamo uno spolverate di zucchero a velo. Il nome pastiera deriva proprio dal napoletano a pasta ragliere, proprio per indicare che deve riposare almeno 24 ore. Adesso la parte più buona della ricetta, l'assaggio. Assaggiare la pastiera è come assaggiare un pezzo di Napoli. È uno scrigno di sapori fatto di arance, ricotta, grano. È un piacere allo stato puro. Alla prossima! Alla prossima.